Ciao a tutti! Per la prova prodotto di oggi, qualcosa che sono certa che incuriosirà tutti quanti, e precisamente una sorta di patatine della Kellogg's. O almeno quando le ho comprate di impulso perché credevo che la Kellogg's avesse fatto delle patatine dietetiche. Poi, andandole a studiare bene, mi sono accorta che in realtà non c'è proprio nulla di patatine, poi adesso leggeremo per bene anche gli ingredienti, però quantomeno dovrebbe essere uno snack dietetico. Molto molto caro, perché come vedete l'ho pagato 1 euro, però vediamo se ne sarà valsa la pena. Per prima cosa vi vado a leggere gli ingredienti, così cerchiamo di capire questi cracker crisp di che cosa sono fatti. Allora, vediamo un pochetto, ingredienti ci sono in tutte le lingue, eccolo qua in italiano: snack di patate e frumento al gusto sale marino. Allora sono proprio delle patate light. Leggiamo però che cosa c'è di preciso: amido di tapioca, patate disidratate, farina di frumento, esaltatore di sapidità al sale marino, poi colorante E160, olio di girasole non idrogenato, farina di mais, fibra d'avena, sale stabilizzante, antiossidante E304, emulsionante E471. Come allergeni potrebbe contenere latte, frumento e avena. Allora, ingredienti non ce ne sono tantissimi, è anche specializzato il tipo di olio, che è appunto olio di girasole non idrogenato, però ci sono delle sigle che personalmente non conosco. Come sempre, se voi sapete se sono buone oppure no, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti qui sotto. Allora, cosa fondamentale, questa bustina, che comunque è abbastanza leggera, sono 23 grammi, contiene solo 93 calorie. È il momento di vedere di cosa si tratta. Allora, vado ad aprirli. Hanno, non hanno l'odore tipico delle patatine, ve li faccio vedere. Sono delle sfogliette sottili. No, non hanno quell'odore salaticcio, diciamo. Adesso vado ad assaggiarla. Sono buone, però non ricordano tantissimo la patatina vera e propria. Ricordano più quelle patatine un po' speziate. Non riesco a spiegarvi esattamente il sapore, perché si sente un po' di sale, un po' spezie, tipo quasi ricordanti anche il rosmarino. Però per quello che riguarda il sapore della patatina croccante, non è quel sapore lì, ma sinceramente le trovo saporite. Per 93 calorie secondo me si può fare. Per il sapore darei un 8, perché per quello che riguarda calorie e sapore sono contenta. Quello di cui non sono contenta sinceramente è il prezzo. Una bustina di soli 23 grammi, 1 euro mi sembra un pochino eccessivo. Per il prezzo non darei neanche una sufficienza. Io certo le ho acquistate al bar perché le ho trovate lì, non so se al supermercato arriveranno a costare di meno, spero proprio di sì, tipo se faranno delle confezioni più grandi, non lo so, perché io, come le ho viste, un prodotto nuovo l'ho voluto subito provare. Fatemi sapere se voi le avete trovate in qualche altra maniera, ma devo dire che per il voto generale il prezzo fa discendere molto molto il voto. Quindi come voto generale darei un 6,5, perché secondo me è un prezzo troppo alto per una bustina così piccola. Spero che questa recensione vi sia utile. Un bacio a tutti e ci vediamo alla prossima video recensione sabato, o video ricetta martedì. Ciao ciao!